Che cosa è successo? Allora, io l'ho chiamata così, il cerchio si chiude perché... Ah, devo salire su... Perché tutto è cominciato sostanzialmente qui, al CovoCamp di 3 anni fa, dove ho conosciuto Massimo. E quindi mi sono presa gli appunti. Allora, le slide sono state preparate in tutta fretta stamattina in treno, quindi sono estremamente artigianali, per cui mi perdonerete. L'intreccio, la Dopo aver visto dinamica. delle cose, dopo aver visto tutte le cose molto dinamiche, molto belle, niente, qui abbiamo un po' di informazioni, ma servono a me giusto per appuntare. Allora, l'incipit, visto che alla fine è uno storytelling, si parlava di comunicazione, di racconto, e tutto ebbe inizio nel lontano 2011. Allora, gli interpreti erano questi, l'evento. L'evento non c'entra assolutamente nulla, o invece c'entra, perché era il Salone del Mobile e io avevo deciso, insieme a un'amica di Milano, Anna, che avevo conosciuto in rete, ovviamente, di venire e l'appartamento era l'appartamento Lago, che quell'anno inaugurava, sponsorizzò in qualche maniera il CovoCamp. Forse E l'anno prima. quindi, forse l'anno prima, però dall'appartamento Lago io ho detto, ah, ma che coworking, che cos'è questa cosa? Che sono queste? Siccome io lavoro da sempre, insomma, a casa, poi questa è una storia però che ho già raccontato all'epoca, quindi non la racconto di nuovo, ecco che questa parola chiave mi ha illuminato. E a questo punto c'è il luogo era il CovoCamp del 2011. E il tema che lanciai io con la mia presentazione di allora riguardava fondamentalmente le donne, le aree decentrate e il ruolo delle istituzioni. Io mi occupavo e mi occupo ancora, anche se quest'anno il progetto del Coworking mi ha assorbito completamente, di Donna e Web, che è un evento nazionale rivolto alle donne che lavorano nel web. La sensazione nel 2011, e forse ci avevo anche visto giusto dal momento che piano C, un anno e mezzo dopo, ha realizzato, direi alla grande, anzi alla grandissima, proprio questa cosa che forse in fiere, in nuce, avevo lanciato, il discorso che forse donne che lavorano a casa, problemi di conciliazione di tempi di vita di lavoro, eccetera, 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 nelle aree decentrate ci sono maggiori difficoltà, il ruolo delle istituzioni avrebbe potuto avere un ruolo. E andiamo avanti. Un anno, Un per un anno anno non è dopo. successo nulla. Lo dico velocissimamente perché ci ho riflettuto poi a posteriori. Quello stesso giorno mio padre entrava in coma. E quindi c'è stata una pausa totale, un blocco. Dopo 15 giorni poi è venuto a mancare e sicuramente è stato, poi capita come capita a tutti, un po' a metà più o meno, no, del proprio percorso, una perdita di questo tipo ti fa fermare e vedere tutta una serie di priorità e quindi poi, insomma, è giusto. Questo tempo probabilmente aveva un senso, ecco perché siamo arrivati poi a marzo del 2012. Non la volevo dire questa cosa, poi invece è capitato per una serie di circostanze, anche in rete, di parlarne con persone che hanno avuto più o meno lo stesso, a cui è successa la stessa cosa, e quindi ho detto no, 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 invece questa forse è una di quelle cose da dire perché evidentemente le cose avvengono quando devono avvenire. La storia della vita. L'avvio nel 2012 dell'impresa? Assolutamente no. Comincia invece la comunicazione, ecco perché questo racconto lo faccio adesso. A chi abbiamo cominciato a raccontare? Ho cominciato a raccontare, ma poi abbiamo, io e il mio giro, il mio piccolo network personale, abbiamo iniziato a rivolgerci alle istituzioni, a quelle che conoscevamo già, quindi politiche di genere della provincia di Lucca, la consigliera regionale di parità, la regione Toscana, il bando Giovani Sì. Per una serie di motivi, questi soggetti, queste persone erano attente già a questo tema. Per esempio, l'assessora Maineri della provincia di Lucca, che poi è venuto al CovoCamp del 2013 a lanciare il bando per l'apertura di 3 coworking gestiti da donne nella provincia di Lucca, era stata proprio in quel periodo a visitare un coworking in Danimarca, quindi aveva una chiara percezione delle cose che raccontavo. La consigliera regionale di parità, interessata ad aprire spazi per sempre per donne di settore, fece inserire nel 2012, proprio se non erro, tra le priorità legate alla legge 72, insomma, la legge comunque non ricordo se quella sull'imprenditoria femminile, ma comunque i fondi che vengono destinati alle politiche di genere, nell'elenco delle priorità c'era entrata la parola co-working. Nel 2012. Elemento interessante, la Regione Toscana, Bando Giovani Sì, avevano un voucher, era stato messo in piedi un voucher per i giovani
che uscivano di casa, quindi un voucher per l'affitto. Noi proponemmo, con la mia associazione, cominciamo a tempestare di telefonate i responsabili del bando Giovani Sì e dirgli: ma perché non fate un voucher invece per il lavoro? Inserzione lavoro. Ma non lo so, così, così, così. Sta di fatto che fu messo in piedi un tavolo di progetto a cui vennero invitati tutti i soggetti della regione toscana, del territorio toscano, in qualche maniera coinvolti sul co-working. Sicuramente c'erano stati anche altri input. Siamo stati inseriti anche noi, che non avevamo un co-working, ma perché avevamo iniziato a fare Comunicare. questo lavoro di semina, quindi a comunicare fondamentalmente. Sicuramente. Nel 2012, a dicembre, facciamo Donne Web a Pietrasanta e facciamo una conferenza sul co-working. In quell'occasione la provincia annuncia il famigerato bando per l'apertura di tre Vi co-working. conoscevate già con Olga? Sì, poi ci siamo conosciuti. E tra l'altro io non sapevo che loro sarebbero venuti oggi, altrimenti saremmo venuti insieme. Ho messo queste immagini di quella conferenza perché c'era questa espressione di Mattia che mi piaceva particolarmente. L'assessora Menei e Francesca Mazzocchi sono tutte persone che sicuramente conoscono. Chi si occupa di co-working come Massimo e tutti gli altri conoscono. E niente, nel 2013, intanto chiaramente intorno a noi, mentre io comunicavo nella zona di Lucca e aree limitrofe, avvenivano tantissime cose. Per esempio, il Comune di Milano lanciava i voucher, a Veio apriva il primo co-working istituzionale pubblico di un comune, si moltiplicano tutta una serie di iniziative mirate, quindi non solo Co-Camp in Italia, arriva anche Espresso Co-Working, la conferenza nazionale, quella europea, Barcellona e tutte queste cose. Sento dire da Mattia che in Commissione europea c'è tutto un tavolo importantissimo sul co-working e tante altre cose, ovviamente non le sto a raccontare io, però mi accorgevo di quello che succedeva intorno. A questo, al Co-Camp 13, lì doveva essere scritto, ecco il lancio del bando provinciale, provincia di Lucca, ci arrivo, vado veloce. Noi che cosa facciamo nel frattempo, sempre nel 2013? Diventiamo molto social, cominciamo a lanciare il primo gruppo su Facebook che, di tipo territoriale. Il bando arriva a giugno, ma noi partecipiamo, io partecipo con un'associazione temporanea dei professionisti e non ce la facciamo perché naturalmente mancava un documento, la fotocopia di una carta d'identità. Vengono invece aperti due co-working, uno a Pietrasanta, Olga è il titolare, e un altro a Lucca. E poi finalmente ce la facciamo perché riaprono il bando, perché è rimasto un residuo di incentivo. Fatturato Prendiamo l'incentivo, ma è fine anno, non possiamo usarlo per l'affitto, quindi non possiamo affittare nulla, ma compriamo delle attrezzature, beni mobili, sostanzialmente mobili, proprio in senso stretto. E a questo punto cerchiamo uno spazio che su Viareggio è complicatissimo da trovare. La prima cosa che facciamo lo chiediamo alla rete. Chi vuole condividere con noi uno spazio che esiste già? Così conteniamo un po' le spese? Nessuno. Forse perché era difficile spiegare che cosa ci volevamo fare in questo spazio. Questo è il gruppo, è ancora rimasta la copertina, un'immagine credo di Google di Dublino, ma ora dobbiamo mettere l'immagine del nostro co-working. Questo è il logo che nel frattempo avevamo fatto, era arancione, ma tale in Garden e anche a Pisa, accanto a noi, con un logo rotondo arancione, quindi l'abbiamo fatto diventare verde. Il rosso c'è, cioè, semplicemente perché avevamo comprato dei mobiletti IKEA PS, c'erano, cioè, rossi o bianchi, li avevamo scelti rossi, allora abbiamo messo un po' di rosso nel logo, così la cosa, cioè, fa un po' di immagine coordinata. CO2 non è l'anidride carbonica, ma è al quadrato, co-working più community, perché nel frattempo finalmente avevamo capito che non solo di spazio si trattava, ma soprattutto di persone. Di Ecco campo, perché alla d'accordo. fine la comunicazione è proprio alla ricerca della costruzione di una community, prima ancora poi di averlo questo spazio fisico. Quindi siamo arrivati alla fine. Finalmente siamo al 2014, Smart l'abbiamo chiamato lo spazio. Nel frattempo scopro Espresso Coworking, che c'è un altro spazio Smart, forse proprio a Parma, uno degli otto di Parma, può darsi, vabbè. Ma insomma è una parola abbastanza. L'incubatore, cioè noi, che volevamo essere incubatore poi di persone, di start-up, eccetera, start-up no, ma di persone sicuramente, ci incubiamo noi dentro un baby parking, nell'ufficio di una delle socie dell'Associazione Temporanea dei Professionisti, insomma iniziamo a lavorare, anche se lo spazio non ce l'abbiamo, cominciamo a fare gli smart caffè nei bar, poi ve ne faccio vedere anche le cartoline. E quindi cominciamo a lanciare lo smart caffè e a cercare persone che ci aiutino anche sempre a trovare quel posto e magari a pagare le spese, perché con l'incentivo non potevamo più farlo. Aspettando il lab partono anche dei laboratori. Noi abbiamo messo anche in piedi un laboratorio, ora cerco di farla veloce, però abbiamo messo in piedi un laboratorio fisico, ma nel frattempo avevamo fatto altrove dei laboratori, in particolare un laboratorio di cucito,
viene fuori, per esempio, un oggetto come questo. Naturalmente, cosa ci metto io in questo portalibro? Il libro del co-working scritto da Riccardo Valentino, questa è una bellissima dedica sua, che mi porto in giro per spiegare anche con le parole di altri, cioè di voi, cioè degli altri co-worker, che cos'è il co-working, ed è sempre nei bar del giovedì dello Smart Café. E quindi abbiamo la pagina fan, Twitter, Pinterest, eccetera, partecipiamo ad eventi con il nostro marchio pur senza esistere, sviluppiamo quindi il progetto perché, ve lo faccio vedere subito, nell'ambito di Donne Web, partner, vabbè, qui era facile, giocavo in casa, Donne Web lo faccio io, quindi ci ho messo dentro anche il logo di Smart. Queste sono le cartoline degli Smart Café. Laboratorio di cucito, che avete visto anche questo affare qua, la pagina su questa, che cos'è Twitter, questo è Pinterest, questo è la partecipazione a Post, una rete territoriale locale, è un gruppo su Facebook di 4.000 persone, tutte del territorio, per lo sviluppo turistico della nostra realtà, che naturalmente è in crisi, anche se è una città balneare, insomma, ancora tra le più rinomate di Reggio. E in questa occasione presentiamo quindi addirittura uno sviluppo del progetto non ancora avviato, cioè Working Hostel, e cioè utilizzo di spazi di co-working all'interno di alberghi e strutture ricettive che sono chiuse per la maggior parte dell'anno e che quindi sono inutilizzate, cambiando il target, nomad worker, ma anche persone del territorio. Perché no? Alla fin fine basta che riempiano gli alberghi, giusto? Grazie a questo conosciamo la persona di una villa che è proprio in centro a Viareggio, la proprietaria di una villa con un bellissimo giardino, proprio di fronte c'è un fondo artigianale che non avevo mai visto. Affittiamo quel fondo, entriamo in partenariato con la proprietaria della villa e quindi il nostro coworking di Viareggio ha anche un bellissimo giardino, un'area eventi. Questa è soltanto la partecipazione ad un altro evento, quello è il nostro pannello. Abbiamo aderito quindi a una rete che si chiama Luogo Comune, di associazioni e di creativi del territorio della Versilia, e quindi continuiamo a partecipare ad eventi senza essere ancora nati. Questo è il nostro. La villa di Versiliana, no? Questa è Versiliana, Eco Versilia, che si è tenuta un mesetto fa. Oggi, quindi ad aprile, che cosa è successo? La Regione Toscana annuncia i voucher, certo. L'avevamo fatto a Milano, però anche noi avevamo detto quella cosina, continuando a insistere, e ci sarà l'albo dei co-working. A maggio finalmente apre Smart CO2, a giugno, due giorni fa, facciamo l'open day e oggi siamo a CovoCamp e il cerchio direi che si chiude qui. Queste sono le immagini di noi che lavoriamo, io per la prima volta ho imparato a imbiancare una parete, non l'avevo mai fatto in vita mia. Questo è il tavolo bellissimo del laboratorio, questa è la cartolina dell'open day. Questo è un mandala che è all'interno del giardino della villa e si è spento. Non so se c'era qualcos'altro, però non si... Si è autospento, ma c'era ancora... Niente, vabbè, ve lo faccio... Vabbè. Sì, era la nuova copertina della nostra pagina fan con l'articolo a tutta pagina sul fatto che... con l'articolo della Nazione di Viareggio, dove c'è scritto che debutta il nuovo co-working, sostanzialmente. Abbiamo finito. L'ultima cosa che volevo dire, me la ricordo ma a memoria, l'ultima slide è proprio questo, la comunicazione prima, durante e dopo. Io avevo grassettato il prima, perché questo è proprio un caso emblematico, e poi il discorso che nel 2011 io credevo di avere capito tutto. In realtà non sapevo assolutamente niente, l'unica cosa che ho capito adesso è che tutto veramente è ancora da capire, non sappiamo cosa succederà, perché dipende solo dalle persone che verranno con noi in questa avventura. Mi sembra interessante il fatto che abbiate iniziato a comunicare prima, che non è una cosa tanto strana. Lab 121, che esatto, parlato stamattina, hanno parlato per un anno della nostra associazione. Anche Fabbrica dei Mestieri l'ha detto, e anche ce n'è a Parma, ha fatto lo stesso esempio. È una strategia. Eh sì. E noi l'abbiamo fatto per 3 anni, insomma, a parte la pausa di riflessione. Grazie, Deve. Grazie a voi. Grazie di essere stata. No, grazie invece per lo stimolo, perché altrimenti senza naturalmente questa prima rete non ci sarebbe stato nulla. E poi è venuta, un attimo solo, volevo dire che è venuta, c'è ancora Ornella della Fabbrica dei Mestieri? Non la vedo. No. Ma è venuta Francesca Bulgarini, che è al Forte dei Marmi, l'ho detto lei prima, è stato molto bello che sia venuta all'Open Day, ci ha fatto sentire immediatamente parte di una rete più grande, è stato bellissimo.